suor Giulia, che è una suora congoniana di Vicenza, che all'età di 78 anni e dal 58 che è laggiù ha dedicato la sua vita all'Africa, al Mozambico, e quando la vedi stai con lei due ore, dici purtroppo bisogna averla vicina una volta al mese per ricordarti che chi siamo, dove siamo e quanto poco valiamo. Poi alla fine che noi qua corriamo dietro a cose molto volte inutili e superflue, si corre dietro la vita, perché tutti i giorni il rituale dell'acqua, il rituale di sostenersi con quel poco che c'è, è veramente una lotta con la sopravvivenza. La vita media là è 41 anni per l'uomo, 40 per la donna, che è addirittura invertita, perché la donna là vale meno dell'uomo, quindi se normalmente la donna per la sua struttura vive di più, là vive ancora meno, quindi è proprio martoriata e massacrata. Io sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto e spero di portare questo messaggio, la volontà è oggi, quindi inauguriamo questa mostra dal venerdì 30 fino al 12 di gennaio qui a Imperia, però poi l'idea è di portarla in tante piazze italiane dove AIFO lavora e con loro cercare appunto di sensibilizzare a quanto bene si può fare, e quindi veramente un euro che parte di qua tanto AIFO arriva laggiù a gente che ha veramente bisogno di questo, secondo me è la cosa che vogliamo trasmettere. Poi Mediterranea ha dato il suo, ovviamente noi diciamo ai clienti che acquistando una parte dei il loro acquisto viene poi devoluto a AIFO, e quindi è un progetto insieme, quindi noi AIFO, i clienti e loro laggiù che sono